Quanto sono belle le mastropagelle e quelle del Carlino. Ci fanno un bel. Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Winnie, poveretto, è morto. Mastropagelle di Inter Barcellona. Oh ragazzi, non so, forse sono fatto male io, non so, però vi giuro su Winnie, che comunque è già morto, quindi posso anche giurare, ero molto più incazzato il giorno dopo Inter Roma perché avevo l'ansia che la Juventus mi potesse sorpassare in campionato rispetto a ieri, che vabbè, boh, forse che me l'aspettavo. Va bene, allora, Handanovic, voto 6, para imparabile. E i gol del Barcellona, secondo me, non ha colpe. Il primo è un tiro molto ravvicinato, anzi, ha quasi rischiato di prenderla. Il secondo gol del Barcellona è un tiro precisissimo che fa proprio quasi la barba al palo. Io sinceramente non me la sento di dare colpe ad Handanovic in questi due gol. Per il resto ha fatto anche dei buoni interventi. Voto 6. Godin. Ecco, Godin è il giocatore che ieri mi ha deluso. Perché lo sceriffo non ha fatto lo sceriffo. Lo sceriffo in queste partite di Champions, con la sua esperienza, con la sua, insomma, maturità, pensavo che fosse quello che poteva darmi qualcosa in più. La partita in sé per sé non è neanche una brutta partita, quella di Godin, secondo me. Sarebbe una partita da 6, sarebbe. Però nel primo gol che porta in vantaggio il Barcellona, costringe l'Inter a rincorrere per tutta la partita e scombina tutti i piani di Conte, la cappella la fa lui perché involontariamente serve un assist al giocatore del Barcellona, pigliamo gol e lì la storia è cambiata. Quindi, ripeto, la partita sarebbe anche da 6, ma la pesantezza del suo errore poi fatto da lui, se me lo fa un giocatore più inesperto, più giovane, un bastoni, pazienza, capisci che è uno che magari può, deve ancora maturare sotto certi aspetti, ma da Godin non te lo aspetti. Quindi 5. De Vrij, stesso discorso di Godin, in maniera meno grave, nel senso che anche lui, anche la sua partita secondo me sarebbe da 6. Però nel gol, nella cappella di Godin non è stato proprio reattivissimo, forse voleva fare il fuorigioco, non si aspettava il tocco di Godin, però insomma poteva essere forse un filino più reattivo. Non gli do 5 come a Godin. Gli do 5 e mezzo, gli do mezzo voto in più. Godin sarebbe stato da 6, con la cappella diventa da 5. De Vrij sarebbe stato da 6, con quella leggera. Queste sono partite dove non ti puoi permettere di sbagliare niente, niente, perché ti puniscono subito. E da questi giocatori mi aspetto che in queste partite si sbagli il meno possibile. Quindi, De Vrij 5 e mezzo, Skriniar 6. Fa fatica anche lui, i giocatori del Barcellona, gli avanti del Barcellona sono svelti come la polvere, fa una gran fatica ma si arrabatta questa volta meglio, secondo me, dei suoi compagni di reparto e gli do 6, D'Ambrosio 5 e mezzo. Allora è vero che fa partire l'azione del primo gol, però per tutto il resto della partita si vede che è un giocatore diverso da Candreva, che ieri non ha potuto giocare perché sappiamo che non era al 100%. Candreva magari riesce a fare qualcosina in più in avanti. D'Ambrosio magari è uno specialista, un pochettino più specialista nella fase difensiva. Ieri l'ho visto molto timido, soprattutto quando l'Inter doveva dare quel qualcosa in più, quando siamo andati in svantaggio e bisognava per forza vincere sta partita. Mi aspettavo qualcosina in più, però non mi sento di mettergli chissà quale croce addosso. Gli do 5 e mezzo. Vecino giocava. C'era. Dai, ragazzi, cioè Vecino è un giocatore che quando ci sono queste partite qui, questi palcoscenici, dovrebbe stare bello tranquillo seduto in panchina. Poi se le cose vanno bene, l'allenatore gli ultimi 20 minuti toglie un giocatore e dice a Vecino: "Oh, per 20 minuti corri come un cavallo, dai tutto". Basta, quello è il massimo può fare. Se tu ti ritrovi a giocare queste partite con Vecino titolare, quando gli altri a centrocampo hanno Vidal e Rakitic, tu rispondi al fuoco con Vecino e Borja Valero, poi c'è la gente che dice: "Manca
Messi, manca Messi. 118 per voi, 118 per voi. Vessino 5, dai, era come che non ci fosse. Ieri non ha fatto un cazzo, né carne né pesce, né arte né parte. Borca Valero 5 e mezzo. Questo qui poveretto si doveva scornare con Vidal, che c'ha ancora la forza di un leone addosso. C'ha. Noi giocavamo col centrocampo della Fiorentina di 4 anni fa. Questi giocano con Vidal e Rakitic. Manca Messi. Ma un attimo, io devo telefonare. Pronto? Azienda sanitaria? Sì, si può fare qualcosa per tutti quelli che esultavano perché mancava Messi, ma non capivano che loro comunque hanno Suarez, sì, sì, Rakitic, Vidal, sì, sì, De Jong, noi avevamo Biraghi, si può fare qualcosa? Ah no, sono incurabili. No, no, non sono solo ragazzini, i ragazzini sì, lo so, loro forse si recuperano, cresceranno, e i grandi invece? Ah, sono incurabili, va bene, grazie, saluto, saluto. Ecco, niente, non c'è niente da fare per voi, non c'è niente da fare, potete guardare il calcio per altri 40 anni, non c'è niente da fare. Borca Valero, 5 e mezzo, poverino, ci ha provato, anzi, è partita, all'inizio della partita aveva sfornato anche un buon assist, poi dopo è normale che questo giocatore, poveretto, ti cala la distanza. Poi il Barcellona, come ho detto anche a cartellino giallo, fa un gioco fatto di possesso palla. Noi rispondiamo con Borca Valero che trotterella di qua e di là, che gli corre dietro e non la vede mai. È normale che andava a finire così, 5 e mezzo. Brozovic, 5 e mezzo. Io sinceramente non faccio fatica a parlare male di questo giocatore adesso come adesso. Perché questo c'ha la spia della benzina proprio lì che segna rosso. Perché se tutti gli allenatori fanno il turnover e si attaccano dicendo che quel giocatore ha bisogno di riposare perché adesso ha giocato molto, questa volta tengo giù questo, faccio giocare quell'altro perché mi ha giocato 3 partite in fila. Cioè, a uno che mi gioca tutte le partite in fila da settembre, campionato, Champions League, nazionale, io che cosa gli devo dire? Cosa gli devo dire? È normale che in questo momento lui è cotto come uno zucchino. Quante volte avrebbe riposato se ci fosse stato qualcuno a dargli il cambio? Secondo me avrebbe giocato una decina di partite in meno. Ma non c'è nessuno che gli può dare il cambio. Quindi questo deve giocare sempre. Biraghi, 5 e mezzo, è andato vicino al gol con un tiro che ha tirato una stecca addosso al portiere. Poi per il resto, solito Biraghi. Un pochettino un pesce fuor d'acqua contro un avversario di una caratura più elevata della nostra. Secondo me già questo giocatore proprio a livello tecnico non è che sia eccelso. A livello mentale non lo vedo proprio avvezzo a questi palcoscenici. E quindi è venuto fuori una prova da Biraghi. Cioè, quando dici una prova da Biraghi, com'è la prova da Biraghi? Non ti rimproverò niente sull'impegno. Però ti do sempre un voto che è sempre lì, che a cavallo del 5, 5 e mezzo. Lautaro 7, migliore in campo dell'Inter, veramente una partita di sacrificio incredibile, sponde, assist, ha lottato come un leone, veramente è uscito tra gli applausi di San Siro insieme a tutta la squadra che ha avuto comunque gli applausi di San Siro, però secondo me Lautaro ieri è stato nettamente il migliore in campo e si merita un bel 7. Lukaku, qui ogni volta io devo fare un discorso a parte, dovrei fare un video a parte. Purtroppo ci sono degli interisti che gufano l'Inter. Io lo vedo dalle reazioni che hanno sui social. E sono la solita truppa delle vedove di Icardi, che se le cose vanno bene stanno zitti, se le cose vanno male, sembra quasi che sperano che vadano male, si mettono lì a dare addosso a Lukaku. Ieri sotto il mio profilo Facebook ho visto un sacco di commenti di gente: Luca, non la metti Lukaku is magic oggi? Luca, oggi siamo andati fuori per colpa di Lukaku. Lukaku è l'attaccante sbagliato, abbiamo sbagliato a comprarlo. Allora, se ieri sera l'Inter è arrivata a giocarsi la qualificazione fino a 10 minuti dalla fine, secondo me un po' di merito Lukaku ce l'ha, perché a Praga hai vinto perché Lukaku ha fatto un partitone. E ieri, se nel secondo tempo, è vero che nel secondo tempo si è mangiato 2 grosse occasioni, ma è anche vero che se nel secondo tempo eravamo ancora in ballo è perché lui aveva segnato nel primo tempo. Quindi
Cioè, ragazzi, moderate i vostri giudizi, cercate di non usare sempre il livore e l'invidia perché quell'altro non c'è più e adesso non vi piace questo. Cioè, nessuno è qui a dire che Lukaku ha fatto una partita da 7 o da 8. Ma l'avete dipinto in tanti di voi come uno che ieri ha fatto una partita da 4. Il primo tempo ha fatto un gol e due assist che potevano trasformarsi in gol. Il secondo tempo si è mangiato due gol. Cosa faccio? Gli do 8? No. Gli do 4? No. Gli do 6. Poi dopo, siccome che io ho detto, vabbè, io voglio andare a vedere se solo io la penso così o se sono più persone che la pensano così. Allora mi sono messo a guardare un sacco di siti interisti. Le pagelle. I voti di Lukaku vanno tutti tra, quasi tutti gli danno 6, qualcuno 5,5, qualcuno addirittura 6,5. Sinceramente il voto che mi sento di dare io a Lukaku è 6, 6. E alle vedove di Icardi, smettete di guardare l'Inter, che godete e rompete i coglioni ogni volta che perdiamo, sembra che godete quando perdiamo. Andate a vedere il Paris Saint-Germain. Lazzaro, giocatore che io non faccio una gran fatica a capire, anche qui c'è una grande diversità di giudizio da parte dei tifosi interisti nei suoi confronti. C'è chi lo osanna, è fortissimo, quando fa delle partite da 6 leggo dei commenti come se avesse fatto delle partite da 9. E poi invece ci sono quelli che dicono che è uno scarpone. Io sinceramente gli do 5 ieri, è entrato, non ha fatto un cazzo. Non ho ancora capito questo giocatore che tipo di giocatore sia, perché non ho visto niente di eccezionale ancora da parte sua. Non ho visto. Comunque nella partita di ieri è entrato, mi sembrava uno che andava a passeggio. 5. Politano, 5. E come è già successo delle volte in campionato, quando lo mettono su gli ultimi 5 minuti, sembra quasi che voglia strafare. E ieri si mangiava il pallone, sembrava che volesse risolverla lui, no? Perché secondo me subisce un po' questa cosa che è panchinaro fisso. E ogni volta che entra, secondo me lui vuol farsi vedere. 5. Esposito, 6. È entrato meno fumoso di Lazzaro e Politano, però ha giocato poco. È un ragazzino di 17 anni in questo palcoscenico qui, contro questo Barcellona qui. Gli do a sufficienza, non mi sento di dargli tanto di più. Conte, allora a Conte gli do un voto globale della Champions, non solo della partita di ieri. Il voto globale della Champions che do a Conte è 5,5, perché l'Inter è arrivata terza, non si è qualificata, quindi il 6 non te lo posso dare. Però anche qui ci sono veramente tutte le attenuanti del caso, la rosa dell'Inter. Lo so che è una tiritera che stufa, però è la verità, la rosa dell'Inter è corta, in questo momento con gli infortuni è cortissima e sinceramente passare questo turno io la vedevo molto difficile. Poi uno può anche dire, è vero che se non facevamo gli stronzi col Borussia Dortmund passavamo il turno, ma non guardiamo solamente la volta che abbiamo avuto sfiga o che ci siamo suicidati, guardiamo anche le volte che abbiamo avuto culo. Con lo Slavia Praga l'abbiamo pareggiata in casa al 90esimo, con un tiro di Barella, là che non lo sa neanche lui quella volta come ha fatto a far gol. Quindi l'Inter aveva una squadra fuori portata in questo girone come il Barcellona, poteva giocarsela col Borussia Dortmund, ma secondo me se dovevi passare dovevi fare i 6 punti con lo Slavia Praga. E io quando ho visto che abbiamo pareggiato la prima mi sono detto, questi sono punti che li pagheremo carissimi. E va bene, adesso sotto con l'Europa League e non buttiamo via questa coppa. Un'altra cosa, ieri ragazzi, ieri il Barcellona ha fatto entrare Suarez, De Jong e Ansu fatti in culé, che c'ha una clausola di 450 mila milioni, lo chiamo nel nuovo Messi, no? Suarez, De Jong e Ansu fatti in culé. L'Inter ha fatto entrare Lazzaro, Politano e Esposito. Manca Messi. mi fa da tenerezza, guarda, quando ripenso a quella gente lì mi fa tenerezza. Manca Messi, cioè noi con Borca Valero, Vecino, Biraghi, D'Ambrosio, Lazzaro, Politano e loro, manca Messi.
Ah, signore, Dio, 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 Dio. Vabbè, allora ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, clic, clic, clic al canale YouTube di numero 10, clic, clic, clic. Seguitemi su Instagram. Allora, se volete il Mastrangelo Pack maglietta più libro, venite su Instagram che vi faccio fare swipe up su Instagram, poi like alla pagina Facebook, poi fate quel cazzo che vi pare. Ciao ragazzi!